Anche quando trattiamo l'evoluzione della normativa scolastica nella fase costituzionale e post-costituzionale, ci troviamo sommersi da un'enorme quantità di nozioni. Solito problema, devo conoscere tutto? Ovviamente in astratto sì, in concreto diventa impossibile conoscere tutto di tutto. Quindi il suggerimento che vi do è quello di imparare le riforme, il nome delle riforme, il numero delle norme, delle leggi, con l'anno e in caso della Costituzione gli articoli di riferimento. Dopodiché cercare di cogliere gli aspetti essenziali che io vi andrò ad indicare, ovviamente. Poi, chiaro, tempo permettendo, approfondire anche tutti gli altri aspetti. Abbiamo detto che l'ultima grande riforma prima dell'avvento della Costituzione, della normativa scolastica, era stata la normativa Gentile, la riforma Gentile del 23, e poi, se vogliamo, i patti lateranensi del 29 per quanto riguardava l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Ricordiamo che i patti lateranensi avevano esteso l'obbligo di insegnamento della religione non più soltanto alle scuole elementari, come previsto dalla riforma Gentile, ma anche alle scuole medie e ai licei. Le riforme successive ai patti lateranensi, le vere riforme fasciste della scuola, perché Mussolini aveva sconfessato la riforma Gentile, non videro mai attuazione perché furono sostanzialmente travolte dall'entrata dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi possiamo dire che dopo la riforma Gentile e i patti lateranensi, la normativa scolastica guarda come riforma successiva all'entrata in vigore della Costituzione. Ed è chiaro che la Costituzione segna un cambio di passo radicale rispetto alla riforma Gentile e ai patti lateranensi, perché evidentemente mentre la riforma Gentile e i patti lateranensi erano state ispirate da una maggioranza politica, ma parlare di maggioranza in uno stato totalitario o al più assolutista come il fascismo aveva poco senso, ad una invece maggioranza centrista, quindi quella cattolica, la Democrazia Cristiana, e ad una forte componente socialista e comunista. Quindi è chiaro che la Costituzione e quindi le forze che hanno ispirato la Costituzione e la normativa scolastica contenuta nella Costituzione sono forze politiche di colore completamente opposto. La nostra è una Costituzione, lo sappiamo, centrista, ma con una forte ispirazione anche socialista e comunista. E ciò si vede nell'attenzione che viene dedicata dalla nostra Costituzione all'insegnamento della alla normativa scolastica e in particolare all'educazione. Molte sono le norme, molti sono gli articoli della Costituzione che si occupano dell'insegnamento, della libertà di insegnare, del diritto a ricevere un'istruzione e di tutto il problema educativo. In particolare, cerchiamo di elencare gli articoli da questo punto di vista più importanti. Ricordiamo che la Costituzione è stata promulgata nel 1947, ma è entrata in vigore il 1º gennaio del 1948. Partiamo dall'articolo 3. L'articolo 3 non si occupa direttamente di educazione, ma è l'articolo che prevede che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, ma anche, in particolare, senza distinzione di condizioni personali o sociali. Cosa vuol dire? È un riferimento alle persone, tra le altre cose, non abbienti o che provengono da un ambiente familiare e sociale non salubre, beh, anche costoro hanno diritto a ricevere un'educazione. Quindi se anche qualche norma, qualche articolo più avanti ciò non fosse previsto espressamente, già l'articolo 3 di base ci permette di affermare che anche i poveri, anche coloro che vengono da una situazione di indigenza avrebbero diritto a ricevere un'educazione. L'articolo 7 si occupa invece dei patti lateranensi e prevede espressamente che i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede sono regolati dai patti lateranensi. Ma prevede anche qualcosa in più, che le eventuali revisioni, cioè le eventuali modifiche concordate dagli stessi, non devono essere oggetto di nuova riforma costituzionale. Adesso, i patti lateranensi del 29, lo ricordiamo, prevedevano l'obbligo di insegnamento della religione cattolica non più soltanto nella scuola elementare, come la riforma Gentile, ma anche alle medie e al liceo. Adesso,
accorpare, quindi recepire i patti lateranensi nel nostro ordinamento attraverso l'articolo 7 della Costituzione vorrebbe dire prevedere l'IRC, cioè l'insegnamento della religione cattolica obbligatorio, tanto alle elementari quanto alle medie quanto al liceo. Però sempre l'articolo 7 ha previsto che le eventuali modifiche dei patti lateranensi non richiedono espressa revisione costituzionale e i patti lateranensi del 29 sono stati modificati concordemente dallo Stato italiano e dalla Santa Sede nell'84, il nuovo concordato, che ha previsto che l'insegnamento della religione cattolica è oggi facoltativo nelle scuole e gli studenti che al momento dell'iscrizione, per il tramite dei loro genitori, dichiarano di volersi astenere dalla stessa, possono sostituire l'insegnamento della religione cattolica con altri insegnamenti o di altre religioni, laddove possibile evidentemente, o anche ore dedicate ad altro, come ad esempio un approfondimento dell'educazione civica. Ancora, articolo 30 della Costituzione. L'articolo 30 non è dedicato anch'esso direttamente alla all'educazione, si occupa della filiazione, cioè dei rapporti esistenti tra genitori e figli. L'articolo 30 prevede espressamente che i doveri dei genitori nei confronti dei figli sono quelli di mantenerli, quindi economicamente, educarli, cioè dar loro un'educazione culturale, sociale, umana, e istruirli. L'obbligo di istruzione vuol dire obbligo di mandare figli a scuola. Quindi il fatto che vi sia una norma che punisce i genitori che non mandano i figli a scuola è diretta emanazione dell'articolo 30 della Costituzione, che prevede tra gli obblighi genitoriali evidentemente proprio quello educativo, quindi proprio quello di mandarli a scuola, di far sì che gli stessi ricevano una istruzione. Veniamo poi agli articoli della Costituzione che direttamente si dedicano al problema educativo. Primo tra questi è l'articolo 33. Articolo 33 che è diviso in quattro commi. Primo comma si occupa della libertà di insegnamento, prevedendo espressamente che l'insegnamento è libero, l'insegnamento delle arti e delle scienze è libero. Quindi si prevede la libertà di insegnare, il diritto di ciascuna persona di insegnare ciò che ritiene più opportuno. Si prevede ancora, e questo sono in particolare il terzo comma, che i privati sono liberi di istituire scuole senza alcun onere per lo Stato, salvo ottenere la parificazione. Che cos'è la parificazione? Parificare una scuola vuol dire creare una scuola privata, ma attraverso quella scuola voglio poter rilasciare gli stessi certificati che vengono rilasciati dalla scuola pubblica. Per fare ciò devo ottenere la cosiddetta parificazione, cioè è necessario che lo Stato, valutando la mia scuola, effettivamente la ritenga idonea per il modo in cui viene insegnato, per il fatto che i docenti assunti dalla stessa siano docenti abilitati, per l'idoneità e la conformità dei programmi della scuola privata a quelli della scuola pubblica, di rilasciare effettivamente gli attestati che sono rilasciati dalla scuola pubblica. Ancora l'articolo 33, all'ultimo comma, il quarto, prevede l'esistenza di esami di Stato per poter accedere a un ordine scolastico diverso, e cioè in questa sorta di progressione temporale, sorta di ascesa, se vogliamo, dall'ordine scolastico inferiore a quello superiore, bene, per poter effettuare questo accesso è necessario sostenere un esame. Nel vecchio sistema scolastico, quello che hanno frequentato tutte le persone della mia età, dopo il ciclo elementare c'era l'esame di ammissione alle scuole medie, dopo il ciclo delle medie c'era l'esame di ammissione al liceo, alla fine del ciclo liceale, per poter accedere all'insegnamento universitario, c'era il famoso esame di maturità o esame di Stato. Questa è l'impostazione, e che sia così lo prevede espressamente la Costituzione. Non è costituzionale prevedere che si possa passare da un ciclo educativo all'altro senza aver superato un esame abilitativo. Qualcuno si chiederà: ma com'è possibile ciò se la riforma Moratti ha eliminato l'esame famoso per poter accedere effettivamente alle ex scuole medie? Lo vedremo quando tratteremo della riforma Moratti.
Ancora, altra norma fondamentale in tema di educazione è l'articolo 34. L'articolo 34 prevede che la scuola è aperta a tutti. Dire che la scuola è aperta a tutti vuol dire diritto e dunque libertà di ricevere l'insegnamento. Quindi è molto interessante, l'articolo 33 si occupa della libertà di insegnare, l'articolo 34 del diritto di ricevere l'insegnamento. Ecco la correlazione speculare tra i due articoli. Dopodiché, questo è il primo comma. Il secondo comma prevede espressamente che la scuola dell'obbligo duri 8 anni, quindi dagli anni 6 agli anni 14, anche se ciò non è espressamente menzionato in Costituzione. E quindi possiamo dire che la Costituzione recepisce l'obbligo scolastico immaginato già dalla riforma Gentile del 23, quindi appunto 8 anni di scuola dell'obbligo. E prevede inoltre, questi sono il comma terzo e il comma quarto, che i capaci e meritevoli, seppur privi di mezzi, debbano poter raggiungere i più alti gradi degli studi, anche attraverso borse di studio. Cosa vuol dire? Questa è un'attuazione dell'uguaglianza sostanziale e formale prevista dall'articolo 3 della Costituzione. La logica qual è? Anche se non hai soldi, quindi anche i non abbienti, quindi appunto l'articolo 3 parla di capacità, parla espressamente di condizioni personali o sociali svantaggiate, anche costoro devono poter accedere ai più alti gradi e più alti livelli dell'educazione tramite evidentemente borse di studio se sono capaci e meritevoli. Cosa vuol dire? Capaci vuol dire che la persona deve avere una capacità intellettiva tale da poter meritare effettivamente l'accesso a queste scuole. Meritevolezza guarda l'impegno. Non basta l'intelligenza senza applicazione, non basta l'applicazione senza intelligenza. Servono evidentemente entrambi i requisiti. Questo è previsto dall'articolo 34. Ancora si dedica alla scuola l'articolo 117, quando nel ripartire le competenze legislative tra Stato e scuola affida gli aspetti generali della disciplina della normativa scolastica allo Stato e gli altri alla scuola. Articolo 117 che è stato oggetto di riforma costituzionale e che verrà sviscerato meglio quando si parlerà della cosiddetta autonomia scolastica.